è una partita, ma il tempo che è un anno è sempre inferiore. Con quale spirito e quanto pesa, perché avete un macigno sulle spalle da portare avanti? Sì, vero? Però è una cosa che sappiamo, non possiamo pensare a questo, ma dobbiamo pensare all'importanza della gara, no? Che ha la stessa identica valenza della partita giocata con Alessandria. Sappiamo benissimo che sono punti fondamentali, che è una partita da vincere, una partita da interpretare con uno spirito importante, ma altrettanto vero che bisogna affrontarla con lucidità, no? Senza l'ansia o il timore, ma bisogna essere consapevoli di dover fare una partita dal punto di vista emotivo importante, dal punto di vista dell'aggressività importante, dal punto di vista dell'unione di squadra importante, dell'aiutarsi, del combattere insieme e del voler a tutti i costi conquistare una vittoria, perché sappiamo quanto potrebbe essere importante vincere la partita di domani. Dal punto di vista psicologico, come arriva Vicenza a questa partita? Ma arriva sempre alla stessa maniera di tutte le partite, nel senso che sappiamo che non c'è sicuramente una serenità totale dovuta al posizionamento in classifica, dovuta alle difficoltà che abbiamo, ma allo stesso tempo sono partite che, se un giocatore non le vuole giocare, non le riesce a preparare dal punto di vista caratteriale e mentale, c'è da farsi qualche domanda. Io penso che tutti i componenti della rosa domani vorrebbero giocare questa partita, e deve essere così, perché le partite, quelle importanti, quelle che devi vincere, quelle che devi interpretare in una certa maniera, dove si sa l'importanza, ogni singolo giocatore dovrebbe avere veramente una spinta emotiva importante. Come stanno fisicamente, in particolare Giulini e Teodosic, che hanno dovuto allenarsi? Allora, Teodosic sicuramente è rientrato negli ultimi due giorni, potrebbe essere a disposizione magari per uno spezzone di gara. Sicuramente non è al 100%, ma ha fatto un recupero importante, ha lavorato tanto, ci tiene, un ragazzo che poi porta personalità, porta una spinta al gruppo importante. Sono contento di averlo parzialmente recuperato, però sicuramente non è al 100%, come non sono al 100% purtroppo Meggiolini e Diop, che hanno vissuto praticamente ha fatto allenamento oggi, perché purtroppo nell'ultima partita ha subito una forte contusione, quindi non è riuscito ad allenarsi durante la settimana. Oggi ha fatto l'allenamento con la squadra e quindi sarà a disposizione anche lui, magari non al 100% per questo motivo. E Meggiolini viene da 15 giorni molto complicati, ha fatto di tutto per recuperare, e anche lui sarà a disposizione. La speranza è quella che possa essere il più vicino possibile alla condizione ottimale che gli serve per giocare. Scusa, quando ho sentito questi discorsi, poi penso a quello che hai detto un attimo fa: carattere, voglia, impegno, tutto bello, tutto bellissimo. Potremmo andare in campo noi, ti assicuro che voglia, impegno, attaccamento a gol, ce l'abbiamo. Però poi alla fine la differenza la tecnica, capacità di leggere una partita. Quando tu mi dici Meggiolini è a mezzo, Dio è a mezzo, quello non ho recuperato, ma è a mezzo, e dopo, cioè, non aspettiamo, non può essere il carattere che fa. Sì, no? Sì, allora il carattere deve essere a prescindere. Io penso che per fare questo lavoro il carattere è una delle qualità più importanti che una squadra deve avere. È quello che ho detto tante volte, ma che a volte non basta dire di tirare fuori gli attributi, non basta dire di avere il fuoco dentro, se poi dopo magari vengono a mancare altre cose. Il pensiero positivo mio su questi ragazzi in questi giorni è l'aver visto la voglia, la volontà
di recuperare dei rispettivi infortuni per giocare una partita importante. Questo deve essere il pensiero positivo mio, no? Nel fatto di vedere Diavolo come ha cercato di recuperare da questo brutto colpo, vedere, e la voglia che aveva di mettersi a disposizione, Maggiorini che ha lavorato tutti i giorni per cercare di recuperare, per giocare questa partita, quindi questo è sicuramente un aspetto importante, però quello che dici te è sicuramente un particolare da non tralasciare, no? Anche il fatto mi piacerebbe riuscire a giocare queste partite con una rosa al 100%, con tutti i ragazzi al 100%, perché è l'obiettivo che abbiamo e la speranza è quella veramente di poter quanto prima avere difficoltà nello scegliere i giocatori e magari a volte non dover fare delle scelte obbligate. Cappelletti e Lukaku invece come stanno? Quanto manca per il loro... Cappelletti purtroppo ne avrà di più rispetto a quello che si pensava in un primo momento e non è ancora riuscito a smaltire il doppio infortunio che ha avuto, perché è stato un doppio infortunio nella stessa azione. E Jordan invece sta lavorando, sta recuperando, non è ancora a disposizione, la speranza è quella di poterlo avere a disposizione per la partita di Pisa, non sicuramente al 100%, no? Magari per una piccola parte della partita per poi poterlo avere a disposizione per il weekend prossimo. Questo è il piano di recupero che abbiamo su di lui e anche lui però ogni giorno sta migliorando sempre di più. Senti, in una partita come questa, dove l'emozione, dove il peso anche di quello che c'è in taglio, e quindi c'è la possibilità che il passaggio sbagliato o anche insomma un errore che poi può provocare, temi che ci sia un'inclusione della squadra? Ma io cerco di lavorare sempre sui ragazzi in questo, no? Perché l'errore fa parte del gioco. I giocatori poi quelli importanti, quelli che riescono a dare un qualcosa di importante alla propria carriera, alla singola partita, sono quelli che riescono a sopportare l'errore, ripartire, non farsi prendere dall'ansia, dalla paura di sbagliare ancora, e quindi questa deve essere una caratteristica che i giocatori devono avere. Quelli che hanno magari il carattere un po' più debole da questo punto di vista devono sapere che sbaglia chi prova a fare le cose. Se neanche ci provi, hai già sbagliato in partenza e non puoi sicuramente portare un valore aggiunto alla tua squadra. Quindi bisogna tirare via tutti quelli che sono gli aspetti negativi, le negatività che ti possono venire a livello proprio mentale, giocare scontati, giocare con l'atteggiamento giusto e con la voglia e la volontà di credere nel lavoro in cui stiamo facendo e soprattutto di credere nell'obiettivo finale, perché noi ci crediamo in maniera forte. Che partita ti aspetti domani? Nel senso, il Vicenza da ultimo ovviamente devi seguire e recuperare sul Cosenza. Loro a 18 possono anche dire vado a Vicenza, mi porto a casa un punticino e mantengo le distanze. Che partita ti aspetti domani? Una partita sicuramente difficile come è stata quella con Alessandria. Affronteremo una squadra che si sa difendere molto bene, che crea tantissima densità difensiva, che è molto brava nelle ripartenze, avendo degli attaccanti molto molto veloci, e quindi bisognerà stare molto attenti proprio non solo nella fase difensiva pura, ma proprio nel momento in cui siamo noi ad avere il pallone, ad andare all'attacco, perché appena perdi palla, appena loro riescono a rubartela, in un secondo ti trovi questi attaccanti velocissimi che ti attaccano la profondità, quindi questa sarà la più grande difficoltà secondo me della partita che abbiamo allenato e che speriamo di riuscire a gestire nella maniera migliore. Comunque ogni volta che c'è un barlume di speranze poi Vicenza purtroppo viene affossato di nuovo. Dove trova gli stimoli, le motivazioni per essere ancora ottimista? La vittoria con Alessandria è sicuramente stato uno stimolo grosso. Domani abbiamo la possibilità ancora di riprendere il nostro cammino. È normale che poi dopo le sconfitte fanno male, bruciano, e allo stesso tempo
tempo, però il fatto di poter vedere ancora le squadre sopra di noi, che non sono lontane ma non sono lontanissime, ti deve dare un'energia incredibile, una forza incredibile per spingerti a fare un qualcosa di straordinario. E questo è quello che devono avere i giocatori dentro, devono avere la consapevolezza che solo attraverso questo possiamo recuperare i punti perduti. Mister, glielo ho chiesto la settimana scorsa, ridomando adesso le condizioni di Chester. Questo ragazzo qua, soprattutto adesso che non c'è più nel Tafano, potrebbe tornare molto utile. È a disposizione? È a disposizione, ma andrà a giocare con la Primavera. In questo momento è un reparto questo dove ci sono dei giocatori che sono un po' più pronti rispetto a Stefano in questo momento, e lui è stato fermo tanto e quindi ha bisogno di giocare, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e ha bisogno di crescere sotto tanti punti di vista in questa situazione di classifica, in questo momento molto particolare. Per avere un ruolo importante in questa squadra dovrebbe essere al 110% della sua condizione fisica e mentale. In questo momento non lo è, perché poverino ha avuto diversi problemi fisici e quindi si allena tutti i giorni molto bene con noi, sta facendo progressi, ma in questo momento non è ancora pronto per affrontare una partita di Serie B con una squadra che si deve salvare. Quindi è un giocatore che ha delle buonissime potenzialità e la mia speranza è quella di poterlo vedere al 110%, quindi stiamo facendo un lavoro su di lui settimanale dove sta recuperando, e l'obiettivo di mandarlo, il motivo per cui noi lo mandiamo in primavera a giocare è proprio perché ha bisogno di ritrovare continuità nelle partite, ha bisogno di ritrovare minutaggio, e quindi sicuramente è un ragazzo che aspettiamo perché ha delle ottime qualità. Senti, informazioni, siamo stati bravi, se non abbiamo fatto neanche una domanda, se ne faccio una, dal Monte a Giacomelli. Nessuno dei due. Potrebbe essere anche nessuno dei due. Io invece in questo proposito volevo chiederti se rispetto alla partita con l'Alessandria, in cui è stato schierato in Vicenza in un certo modulo comunque offensivo a trazione anteriore, se vogliamo, potrebbe essere che tu proponi. Sai, noi dobbiamo vincere, no? Quindi è normale che in casa si cerca di dare anche un qualcosa di importante, però ripeto, non è che più attaccanti metti più gol fai, e quindi bisogna sempre avere un equilibrio di squadra. Sicuramente abbiamo tanti giocatori offensivi, perché oltre agli attaccanti, Diallo e Giolini da corruzione offensivo, Ranocchia offensivo, Creco, che in questo momento ci sta giocando da terzino sinistro, è un offensivo, quindi è normale che il mio obiettivo è quello di mettere in campo una squadra sicuramente offensiva, ma mantenendo magari in alcune zone del campo, che sono quelle che per la partita di domani magari preoccupano un po' di più, di avere un equilibrio importante, perché è fondamentale l'equilibrio della squadra. Allora ti faccio la domanda, se puoi rispondere più nel dettaglio, ci torna un po' a due o a tre? Centrocampo o non lo so, vediamo domani. No, centrocampo a tre. Grazie. Mister. Poi ci sono diversi modi per giocare. Sì, è chiaro. A Frosinone c'è stato un avvicendamento forse un po' a sorpresa tra i pali. E pensa di confermare Contini anche in questa partita? Sì, Contini giocherà sicuramente. È un ragazzo che a me non piace creare nel ruolo del portiere. Bisogna avere delle gerarchie, no? In questo momento abbiamo puntato su Nikita, non perché Matteo non avesse fatto bene, perché aveva disputato delle ottime partite, è un ragazzo che è dentro a livello proprio morale, ci tiene tantissimo alla maglia di Vicenza, ma l'obiettivo era quello di dare un po' di anche freschezza mentale, no? nei giocatori, nella squadra, mettere un qualcosa che, come mi dite sempre, no? Questo peso che abbiamo sulle spalle a volte può influenzare in maniera negativa, quindi non è stata una scelta tecnica o per demeriti di Matteo, anzi, che aveva disputato secondo me un buonissimo girone d'andata, e però adesso in questo momento sicuramente Nikita può portare
portare un po' di quella spensieratezza che serve anche alla squadra in un momento comunque difficile e pesante come quello che stiamo vivendo. Non per parlare di formazione, ma sta mettendo un pochettino di nebbia. Faccio un riassunto. Così e così, non si sa bene. Maggiorini, così e così. Teo, così e così. Dal Monte Giacomelli, ma forse nessuno dei due. Poi dietro, però abbiamo anche tanti giocatori offensivi. Non è che lei stia pensando a un qualcosa di completamente nuovo? No, che farà scoprire? Assolutamente no, niente di completamente nuovo, perché in questo momento i ragazzi hanno bisogno di avere delle certezze, delle basi sulle quali... Non parlo di moduli. Sì, sì, noi abbiamo, l'ho sempre detto in questo periodo, in questo momento noi abbiamo due moduli che possiamo utilizzare a seconda delle caratteristiche dei giocatori che mettiamo in campo. E i due che abbiamo utilizzato sono 4-2-3-1 e 4-3-1-2, quindi da questi sistemi di gioco in questo momento non mi voglio più di tanto spostare, perché i ragazzi hanno bisogno in questo momento di sentirsi sereni e tranquilli per poter dare il 110%, ed è quello che devo fare in questo momento. Quindi stravolgimenti soprattutto all'inizio non ne voglio dare. Ultimissima cosa, se volevo chiederti di Ranocchia, perché ha tenuto una, forse ci siamo abituati bene, nel senso che ha tenuto un livello di prestazioni spesso molto alte, anche quando magari il resto della squadra adesso sembra un po' in calo, un po' sottotono, stanchezza, magari potrebbe avere un turno di riposo in vista di Pisa martedì. Io sono d'accordo sul fatto che Pippo abbia avuto un momento di flessione, è vero, ne abbiamo parlato, lo sa anche lui, non è da nascondere, perché ha fatto talmente tante belle partite, ha giocato talmente bene, ha dimostrato a tutti il giocatore che è, che sicuramente non potrà giocare tutte le partite in questo ciclo, poi dopo privarsi di Ranocchia non è mai semplice, perché è un giocatore che ti dà qualità, un giocatore che ti dà un qualcosa che magari per caratteristiche altri non hanno. E sicuramente in queste tre partite è difficile pensarlo su tutte e tre, in questo momento che non è a livello fisico al top della forma. Grazie. Grazie a voi.